Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo nella sede del Pieve al Toppo con Davide Bonaccini, direttore sportivo. Tanto Davide, ti ringrazio per la tua disponibilità verso Sport a chilometro zero. E in questi giorni abbiamo visto che si sono registrati alcuni movimenti di mercato. Sì, con l'allenatore nuovo che è Gabriele Santini, chiaramente ci sono stati dei cambiamenti e questi movimenti di mercato. Tanto si può dire su tesseramenti, Sì, sai, chiaramente ci si va a sono. parlare, ci si Certo. incontra. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra in base a quello che le richieste del mister. Per ora, ti devo dire la verità. I nomi che mi ha chiesto sono riuscito a portarli, quindi Quindi siamo soddisfatti. c'è soddisfazione, C'è insomma. soddisfazione, quindi. Anche perché Santini è un allenatore d'esperienza, ha fatto bene Esatto. a Lucignano, al Monte, comunque non ci ha avuto tanto tempo per via della crisi sanitaria. Speriamo che continui nella sua crescita sua e crescita nostra, perché fino ad ora abbiamo avuto tutti quelli che sono venuti. Con tutti quelli che sono venuti abbiamo avuto una crescita continua. Certo, In quindi. ultimo Mister Bardelli, che sempre ringrazio e ringrazierò. E quindi speriamo con Santini di continuare e avere anche risultati migliori. Avete ufficializzato, abbiamo detto, abbiamo parlato del mister, ma voi avete ufficializzato il direttore sportivo e lo staff tecnico, dove Sì. è rimasto anche Omar Menchetti, Omar Menchetti come vice allenatore, secondo. preparatore atletico, è una persona di fiducia del mister, Esatto, che lavora da tantissimo tempo, è esatto. il E il preparatore. preparatore dei portieri è Alessio Faralli. Adesso c'è il discorso, voi nel campionato di prima categoria c'è solo una quota, un 98. Esatto. Come vi siete mossi o come pensate di muovervi? Noi le quote ce l'avevamo già. Abbiamo preso Malentacca, che è anche secondo noi un ragazzo che ci può dare una grossissima mano. Anche perché alle spalle è una bella esperienza. Esatto, e poi ora spero di concludere un'altra quota a breve, diciamo. Dopo abbiamo altri fuori quota come Tani Gabriele che ci scommettiamo tanto, abbiamo Seif che anche l'anno scorso era con noi anche l'anno scorso. Anche perché con il campionato, che sarà un girone ridotto rispetto al passato, bisogna partire col Esatto, piede giusto. e c'è bisogno di tutti. Certo, ma vabbè, però qui c'è una bella realtà. Adesso noi stiamo parlando qui di calcio, stiamo parlando di Pieve al Toppo, stiamo parlando di calciomercato, ma fuori si sta preparando una bella grigliata, insomma, che è quella è questo che manda avanti la Pieve al Toppo, quindi. che proprio unisce le persone, si ha il Esatto, piacere di esatto. ritrovarci. Fortunatamente si possono rifare, quindi Dove piano tu, piano. certo, dove tutti danno una mano, tutti Esatto, partecipano. E questa qui è la cosa bella. Aspettando questo fischio d'inizio che arrivi prima aspettando, possibile. bravo, che arrivi prima possibile, che la voglia è tanta, quindi dopo si può comprare, si può fare, si può, ma è il campo che decide, quindi. Certo. Dopo ce la lottiamo sta prima categoria, dai. Sì, speriamo, quello sicuro, fino alla fine. Bene, io ti ringrazio per la tua disponibilità, come ringrazio Grazie il Pieve a al voi. Toppo e quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti. Grazie.